Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Eccoci di nuovo, benvenuti sul mio gruppo ancora, sul mio canale. Oggi risotto alla milanese. Lo accompagnerò con gli ossibuchi alla milanese. Ricetta del ricettario Bimbi, TM31. Guardate che fantastica idea, per non averlo volante il nostro libro. Possiamo iniziare. Cominciamo a mettere nel boccale la nostra cipolla. Quindi la nostra cipolla. Tortura ogni volta, no, aspetta, lascio aperto, aspetta, non mi posso piegare. Giù cipolla. Ok, una volta messa la nostra cipolla, la tritiamo per 3 secondi. Velocità 5. Chi non ha il Bimbi farà un soffritto di cipolla con il burro e l'olio. Quindi adesso puliamo appunto 40 grammi di burro. Di riprendere da lì quello che sto facendo, eh? 40 grammi di burro e ho l'olio, vedete voi, io ho già messo i 40 di burro, quindi vabbè, una goccia gliela metto, però di solito ho olio o burro, quindi fatemi riunire bene giù sul fondo la mia cipolla. A questo punto andiamo a insaporire per 3 minuti a 100 gradi velocità 1. Quindi è il nostro suo classico soffritto. Quindi 100 gradi velocità 1. Ok, via. Dunque adesso attendiamo che finisca. Una volta che ha finito andiamo a mettere il nostro riso, 2 secondi, che pizza sto raffreddamento in corso, evviva, 8 secondi ancora, voilà, fatto. Quindi apertura del boccale, procediamo a mettere il nostro riso. Circa un 320 grammi, qua si va a cucinare per circa 4 persone. Allora, 320, magari ne metto 400 io, magari riusciamo a mangiarci tutti e 6, però con l'osso buco è tanto. Vabbè. Quindi 400 grammi li ho messo di riso. Metto via il riso e torno. Dunque, a questo punto andiamo avanti, coperchio. Voi se avete la pentola metterete il riso nel soffritto e lo fate andare un 3 minuti per dargli una rosolata. Quindi mettiamo 3 minuti. Voilà. 100 gradi, 100, si fa un po' quello che vuole oggi il Bimbi, antiorario, quindi pigiamo sull'antiorario e andiamo a velocità 1, no, 100 gradi, velocità 1,
e lo lasciamo sfumare senza misurino. Attendiamo i nostri 3 minuti. Via. Dunque, il nostro riso è a posto, per modo di dire, nel senso è stato sfumato. Oh, ok. Adesso andiamo a mettere il vino. 100 grammi di vino. Io ho questo, quindi vado a consumare il mio spumante. 100 grammi. Ok. Andiamo a richiudere il nostro boccale senza il misurino perché deve sfumare. 1 minuto, 100 gradi come prima. Quindi 1 minuto. Devo tirare via, vediamo, no? Nel frigo fuori, grazie. Allora, 100 gradi. Mettiamo l'antiorario, velocità 1. A dopo. Via. Ok, Matthew, passami un attimo l'acqua. C'è la luce che è molto forte, tesoro, accecante. Mi ero qua dentro. Allora, andiamo a mettere 850 grammi di acqua noi. Non siamo precisi, magari anche che un goccio in più non me ne frega perché ho messo anche più riso. Facciamo almeno un 900. Il riso... No. Milanese. Cosa milanese? Ok. Messi, mi metti dentro 2 dadi? Oh! È un dado. 2. Ah, lo sbriciolo. Sì, fai quel cazzo che vuoi, tanto non posso. Oh, mi stai registrando? Hai registrato anche a me che dicevo così? Stavo filmando qua. Vabbè. Scusate la parolaccia, non è mia abitudine. Va bene. Ogni tanto perdo la pazienza anch'io. Dominic. Dunque. Ma... Hai messo questi 2 dadi? No, vai dentro! Cioè, mettendo sì. Bene, scusate l'interruzione, scusate la parolaccia, ma purtroppo ogni tanto noi mamme perdiamo anche il controllo. Allora, non eccessivamente, chiaramente, perché io non ammetto l'eccessivo perdita di controllo. Andiamo avanti. Purtroppo non vedo niente là sotto, me lo devo tirare giù. Sciogliamo, abbiamo messo all'interno quindi 850 di acqua, il dado, io ne ho messi 2. Aggiustare di sale, una punta, a me ne basta, e sciogliamo all'interno il nostro zafferano. Chi non ha lo zafferano, esiste al commercio ecosolidale la curcuma, ma esiste tranquillamente anche nei centri commerciali. Io lo prendo all'ecosolidale, a me piace di più, e glielo andiamo a mettere, che è uguale identica allo zafferano. Ok. Perfetto, adesso possiamo procedere a cuocere. Quindi 14 minuti, 15. Qui c'è da girare la rotellina e ci si impiega un attimino di più. Perfetto, 100 gradi. Se lo mettete in pentola, mantecare continuamente perché il riso va ad attaccarsi. Antiorario mettiamo per non disfare il nostro riso con le lame. Velocità 1. Guarda, già vado sempre sui gradi. Velocità 1. Perfetto, ci rivediamo quando è pronto e mantechiamo con il burro e il parmigiano. Dunque... è pronto il nostro risotto, adesso andiamo a mantecare con il burro e il parmigiano. Io salterò la parte del parmigiano perché purtroppo mi sono accorta di non averlo. Quindi abbiamo messo dentro il burro, lo facciamo andare proprio il tempo minimo, facciamo l'antiorario
un minuto proprio, giusto da sciogliere il nostro burro. E dopo, quando è pronto, lo lasciamo praticamente quei 10 minuti, giusto il tempo da lasciarlo assorbire bene tutto il brodino, e poi lo andiamo a riporre nei nostri piatti di portata. Eccomi qui, questo è il piatto finale. Pane tagliato a fette, qui ne è avanzato, quindi sono andata a metterlo lì per chi ne volesse ancora. L'ossobuco e il risotto che accompagna il nostro ossobuco. Il sughetto dell'ossobuco l'ho messo sopra l'ossobuco. No. Dunque, tu mi dici com'è venuto il pane? Buono. Buono. Tu mi dici com'è venuto il riso? Ti dai il riso? Com'è? Buono. Ottimo. E la carne la vuoi provare? Mm-hmm. Dai. Così abbiamo fatto anche la prova assaggio. Mi raccomando, una bella cenetta alla milanese. È venuta buona. Morbida? Ok, aggiudicato, buon appetito a tutti.